tutti, oggi è lunedì, quindi Motivational Monday. Oggi voglio fare il terzo video sulla miniserie della meditazione. Se non avete visto il primo e il secondo ve li elenco qui e qui. In particolare oggi voglio parlarvi delle tecniche e degli strumenti che ho utilizzato e che ho sperimentato io per la meditazione, soprattutto per tutte quelle persone che si stanno avvicinando adesso a questo mondo, che si stanno approcciando alla meditazione, che non sanno bene come iniziare, cosa aspettarsi, cosa sia giusto, cosa sia sbagliato. Quindi oggi, oltre a condividere con voi gli strumenti, voglio anche parlarvi un po' di cosa dovete aspettarvi all'inizio di questa pratica e come aspettarsi, insomma, miglioramenti e risultati nella propria vita. Tantissimi di voi mi hanno chiesto come iniziare a meditare e come ho iniziato io a meditare, quali sono le cose che io ho utilizzato. Voglio iniziare al primo strumento, secondo me fondamentale, che sono le app di meditazione guidata. In particolare queste app non sono altro che delle voci registrate, delle piccole sessioni di meditazione che appunto aiutano la persona ad entrare in contatto con questa pratica della meditazione. Secondo me consigliatissime perché sono un validissimo aiuto per iniziare e sono un ottimo strumento per iniziare appunto a capire quello che funziona per noi e quello che non funziona, quindi proprio per sperimentare. In particolare io voglio condividere con voi tre app, le prime due sono in inglese. Io ho iniziato con queste due app, quindi non mi sembrava giusto non includerle soprattutto per la lingua. So che molti di voi sanno parlare benissimo e capire benissimo, ma soprattutto tantissimi di voi sanno capire benissimo l'inglese, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Comunque, giusto perché volevo appunto fare questo video, mi sono messa a cercare anche una soluzione in italiano e quindi la terza app è in italiano per tutte quelle persone che non si sentono magari a proprio agio nell'iniziare l'inglese ed è una validissima alternativa. La prima app di cui vi voglio parlare si chiama Headspace ed è una delle app, è la prima app con cui io ho iniziato, probabilmente una delle più famose che esistano nell'ambito della meditazione. È un'app base, praticamente si parte con le prime 10 sessioni che sono gratuite, quindi non bisogna, si può semplicemente scaricarla gratuitamente e provarla per 10 giorni consecutivi. Non si tratta di altro che di sessioni 10 minuti di meditazione dove ci si concentra sul proprio respiro e dove si fanno gli stessi esercizi praticamente tutti i giorni. La voce guidata va a parlare di alcuni concetti, ma bene o male diciamo che rimane molto sul superficiale, sul base. A me è piaciuta molto per iniziare, però dopo un po' ho sentito l'esigenza di cambiare app perché o non mi piaceva più la voce oppure era diventata molto base. Io l'ho anche acquistata Headspace, quindi comunque ce l'ho sul mio telefono e non solo ci sono delle possibilità di meditare, ma ci sono anche delle sessioni per la concentrazione, per dormire. Quindi è un'ottima app fatta molto bene, credo che sia appunto la più popolare. Io vi consiglio di provarla se volete iniziare, soprattutto è una app che spiega passo passo cosa fare. La seconda app di cui voglio parlare si chiama Calm. Questa l'ho scoperta qualche mese fa e è stato un validissimo sostituto di Headspace. Quando Headspace non funzionava più, diciamo che l'ho sostituita con Calm. Questa l'ha comprata Michael, quindi comunque abbiamo iniziato a fare meditazione insieme con questa app. A differenza di Headspace, questa app va un pochino più nel dettaglio e in profondità sui concetti di mindfulness, di essere in modalità non reattiva, imparare ad accettare emozioni, pensieri, quello di cui parlavo un po' nell'altro video. Questa app per me è un po' più dettagliata e secondo me non è necessario iniziare da questo livello, perché in questa app appunto ogni sessione di meditazione parla di un concetto differente, forse può risultare un pochino troppo pesante e potrebbe andare un po' contro anche la concentrazione e il momento di rilassamento che si crea durante la meditazione, il fatto che la voce comunque ci dia delle nozioni e quindi il nostro cervello automaticamente si mette a pensare. Anche questa app per un po' di tempo è stato un ottimo e valido aiuto e dopo un po' mi sentivo che non era più quello che ricercavo. Quindi in tutto questo ho visto comunque un cambiamento e vi voglio raccontare poi qual è quello che io invece utilizzo oggi per la mia meditazione. Prima di fare questo voglio parlarvi però dell'app in italiano.
L'app in italiano si chiama Mindfulness e ve la racconto un pochino meglio. Questa app costa 99 centesimi e secondo me è la migliore opzione che io ho trovato in italiano. Ne ho provate tante, fatemi sapere anche qua sotto in un commento se ne conoscete una che funzioni meglio, ma questa mi è sembrata molto completa e valida. In particolare avete la possibilità di fare delle meditazioni guidate, per esempio di 3 minuti, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti e poi anche per esempio body scan di 15 minuti. Cos'è il body scan? È una delle pratiche che io preferisco e che trovo più efficaci, non è altro che il partire dalla testa e arrivare fino ai piedi e scannerizzare e concentrarsi su ogni piccola parte del nostro corpo. Nel momento in cui noi ci concentriamo su una parte del nostro corpo, che possa essere per esempio il naso, iniziamo immediatamente a sentire delle sensazioni inesplorate prima, come per esempio il formicolio. Quindi è un aiuto per la nostra mente per non concentrarsi sui pensieri, ma per appunto concentrarsi sulle sensazioni ed essere presente nel momento. Quindi c'è anche questa possibilità di 15 minuti. Poi ci sono le meditazioni silenziose, che non sono appunto guidate da una voce. Meditazioni acquistate, perché c'è la possibilità, e questo mi è piaciuto molto, di andare nello store e andare a prendere delle meditazioni che costano 0,99 euro l'una e sono delle sessioni di 15, 30 minuti, 9 minuti con persone che praticamente sono famose nell'ambito della spiritualità. Oppure si può andare anche in categoria, quindi acquistare delle meditazioni per esempio di mindfulness, del corpo, relativa alla natura, per le emozioni, curarsi di sé, sollievo dal dolore. Io la trovo un'app molto valida e mi piace moltissimo. Inoltre in questa app ci sono anche disponibili le notifiche di mindfulness, di cui vi parlo tra poco perché voglio fare una piccola distinzione tra mindfulness e meditazione. Vi ho parlato di queste tre app e vi racconto un po', insomma, la mia evoluzione. Come vi dicevo, io sono passata da Headspace a Calm, poi ho scaricato anche mindfulness giusto per capire quello che ci fosse nel mercato italiano e l'ho provata, l'ho sperimentata e mi sembra molto valida, ma quello che è successo a me è che oggi non sono più così efficaci queste app di meditazione guidata. Quello che ho iniziato a sperimentare io è la meditazione più profonda con i mantra indiani. Mio papà in particolare mi ha consigliato dei canali YouTube dove ci sono queste sessioni di un'ora di meditazione e dove appunto c'è questa musica di mantra indiani che sta semplicemente nel sottofondo, quindi non si parla più di meditazione guidata, ma si parla di avere un sottofondo con un mantra e di entrare nello stato meditativo, insomma, senza bisogno di una guida. Per me questa meditazione è un altro livello. Allora, qual è, come me lo sono spiegata io? Voglio che voi mi correggiate se sbaglio, perché io non sono un'esperta in questo ambito, però quello che voglio, insomma, vi do la mia interpretazione. Ci sono due livelli di meditazione, c'è la meditazione spirituale e c'è la meditazione invece che è più un esercizio, che diciamo è uno stato un pochino più di base. Parlando della meditazione guidata, quando una persona inizia questa pratica senza un percorso spirituale, è più un esercizio che io ricondurrei alla mindfulness, di cui parlo tra poco. Mentre il livello spirituale che si può sperimentare nel momento in cui la meditazione non è necessariamente guidata, ma nasce da una serie di consapevolezze che acquisiamo giorno dopo giorno di un risveglio spirituale, è un altro livello. Io consiglio sempre di partire da pratiche di mindfulness, tra cui anche appunto i 10 minuti di meditazione, per poi piano piano riscoprire questo risveglio spirituale che si compone di altre cose, non solamente dei 10 minuti di meditazione. Intanto le sessioni di meditazione possono diventare molto più lunghe e molto più profonde, quindi la sensazione di distacco dall'ambiente in cui siamo è molto più profonda. Ma soprattutto c'è un distacco in generale dall'ego, c'è un distacco dalle cose materiali, iniziamo a vivere nel mondo presente, a giudicare meno. È tutto un risveglio spirituale in cui risvegliamo il nostro spirito e lasciamo che l'universo fluisca dentro il nostro corpo, lasciamo l'energia fluire dentro il nostro corpo e non chiudiamo più appunto questa energia positiva, e quindi in questo modo iniziamo ad allontanare l'ego
dalla nostra vita, dal nostro modo di decidere, dalla nostra mente. Però secondo me è uno step successivo. Il primo step secondo me si riconduce molto di più alla mindfulness. Voglio definire mindfulness il fatto di riuscire a vivere il presente, il qui e l'adesso, e il fatto di lamentarsi molto meno ed apprezzare molto di più. Una delle pratiche per essere mindful è il fatto di meditare, quindi la meditazione guidata, i 10 minuti di meditazione guidata aiutano di fatto a riconnetterci al presente, e questo è un regalo enorme che possiamo fare a noi stessi. In generale la mindfulness ci insegna a non vivere in modalità reattiva, quindi come parlavo nel video precedente, non reagire ad emozioni e pensieri e fare in modo che questi controllino le nostre decisioni e la nostra vita. E diciamo che uno stato di vivere il presente ci aiuta a diminuire la rabbia verso il passato, a ridurre l'ansia rispetto al futuro, a capire che non siamo in controllo completo del nostro futuro, ci aiuta a lasciare andare le cose che non sono esattamente come vorremmo oggi. Quindi noi con la mindfulness impariamo a non reagire immediatamente a quello che accade nella nostra vita, ma impariamo a ad avere un atteggiamento comunque sempre positivo e propositivo e ad essere resilienti. Di tutti questi concetti comunque parlo in questa miniserie, che vi invito a iscrivervi al mio sito per ricevere questi 7 giorni dove appunto parlo di tutti questi concetti. Ci sono parecchi esercizi che possono appunto aiutarci ad essere più mindful durante la nostra giornata, e uno di questi è quello di definire degli allarmi, delle sveglie durante la giornata che abbiano magari un suono abbastanza dolce e piacevole, che ci riportino al presente. Quindi riprometterci che quando suona questo allarme, non so, ce lo mettiamo alle 5 del pomeriggio, ritorniamo al presente e dedichiamo un minuto a guardare i colori intorno, a sentire le sensazioni che sentiamo, ascoltare tutti i sensi del nostro corpo, e questo aiuta nel lungo periodo a sviluppare un'enorme attenzione per il presente e a lasciare andare invece le preoccupazioni del futuro o le ansie e la rabbia verso il passato. Quindi quando vi dicevo prima che ve ne avrei parlato successivamente, in questa app di mindfulness c'è anche questa possibilità di attivare le notifiche di mindfulness. Quindi dice, per esempio, diventa consapevole del contatto tra il corpo e il terreno. Quindi c'è una notifica che noi possiamo definire all'interno della nostra giornata e che ci dice quello su cui porre l'attenzione, oppure ispira attraverso l'intero corpo, sii consapevole del corpo in questo momento, nota il contatto tra i piedi del terreno. Quindi non è altro che entrare in contatto con il momento presente. L'ultima cosa per concludere questo video è che mi avete chiesto tantissimo cosa aspettarsi da questa meditazione. Tanti di voi dicono: io ho provato ma mi sento completamente frustrato perché non riesco a spegnere la mente, non riesco a spegnere i pensieri. Spegnere la mente e i pensieri non fa parte della nostra cultura, quindi io non mi sorprendo quando qualcuno mi dice non riesco a meditare, e anch'io ho provato la stessa cosa con un'enorme frustrazione. Io ho imparato che la meditazione non necessariamente richiede il fatto di spegnere la mente. Si arriva a raggiungere tanto anche nel momento in cui semplicemente si inizia a essere non reattivi rispetto ai propri pensieri. La meditazione non è una medicina che si prende un giorno e il giorno dopo si inizia a stare meglio. La meditazione fa parte di un disegno più grande di riscoperta di sé e di riscoperta spirituale. Come dicevo, il primo step forse è quello di tornare un pochino più nel presente, e forse il secondo step invece implica altre cose come lasciare andare e il fatto di distaccarsi dall'ego. Io sono ancora completamente immersa in questo percorso, che ancora ovviamente per me non è finito, anzi sono alle prime fasi, e la cosa migliore che potete fare è provare e cercare di non essere frustrati. Ci sono delle giornate che funziona molto bene, giornate che funziona meno bene, però già il fatto di ritagliarvi 10-15 minuti per sedervi con voi stessi, per respirare, per rilasciare tutte le cose negative, è un ottimo inizio. Soprattutto con il tempo iniziate a vedere i primi benefici, quindi i benefici di essere più produttivi durante il giorno, di essere più felici, di ridere di più. Io vedo un abisso rispetto alle giornate in cui non medito e le giornate in cui medito.
Iniziate a capire che la meditazione sta funzionando quando iniziate a sentire le prime sensazioni fisiche, per esempio il formicolio, o vi sentite piccoli piccoli o vi sentite grandi grandi nella stanza. Ci sono una serie di cose che vi faranno capire che siete sulla strada giusta, però non tutti i giorni saranno perfetti. Quindi io vi invito a provare, tutte queste app sono scaricabili gratuitamente, trovate tantissimo online, scrivetemi in un commento, scrivetemi in un'email se avete bisogno di un qualunque altro consiglio e sono curiosissima di sapere le vostre esperienze, sono curiosissima di sapere cosa ne pensate di tutte queste cose, se avete provato queste app, quindi fatemelo sapere. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non vi siete iscritti. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.